Anche perché voglio dire, non stiamo parlando di Totti, sono situazioni diverse perché Totti aveva una certa età, un'età assolutamente superiore rispetto a quella di De Rossi di quest'anno, e soprattutto Totti non ce la faceva più, si vedeva che aveva dei limiti fisici ad un campo. Camminava gli ultimi Ad 2 mesi. un campionato così fisico e così tattico come quello della Serie A. Invece De Rossi in un centrocampo in cui Cristante lo vedo un po' così, un po' moscio in alcune situazioni. Anche Veretout, lo stesso centrocampo della Roma, secondo me avrebbe fatto un salto di qualità ulteriore con De Rossi, non solo col carisma, perché molto spesso si tende a capire il calcio dal punto di vista dei sentimenti. De Rossi non è solo sentimento, De Rossi è anche tecnicamente valido. Anche in questo momento che è infortunato, De Assolutamente. Rossi è valido da quel punto di vista. Quindi non vedo perché la società abbia optato per una scelta del genere, sinceramente. Ma Invece, io penso che sì. no, invece volevo sapere da te, Federico, appunto hai parlato prima di quarto posto, quali sono secondo te le squadre da temere di più per la Roma? Ma in ottica quarto posto, sicuramente l'Atalanta, insomma, è la stragrande favorita. Fa un calcio moderno, un calcio spettacolare. Tecnicamente, comunque, non è una sorpresa perché hanno giocatori forti, riserve, insomma, una squadra forte, una squadra organizzata e che ormai è da annoverare tra le grandi del nostro campionato. Ora ci sarà l'esame City, che sarà un esame importante soprattutto dal punto di vista mentale. Se riuscisse a superarlo, secondo me l'Atalanta viaggia di nuovo verso lidi importanti. La Lazio ha più o meno le stesse problematiche che ha la Roma, una squadra discontinua, il Milan lo vedo dietro. Inevitabile Federico, mi dispiace, ma una domanda sugli arbitraggi. Mi riferisco in particolar modo allo sfogo di Petrachi. Cosa ne pensi? La Roma è veramente penalizzata in questo inizio di stagione oppure si sta un po' esagerando? Ma episodi in cui è stata penalizzata c'è stata, ci sono stati, perché il rigore di Lucioni a Lecce grida allo scandalo. Magari ci sono state anche altre partite in cui è stata favorita o in cui magari il direttore di gara ha preso la giusta decisione. Secondo me il gol di Kalinic ci stava a non darlo, quindi accade come è sempre accaduto, gli arbitri una volta danno qualcosa a favore e una volta ti vanno contro. Per me il Quindi problema è dell'arbitro stesso, perché in Italia la stragrande maggioranza degli arbitri non hanno questa competenza eccelsa che ci vogliono far passare. è una questione tecnica e non malafede, diciamo. Non No, credi non nella credo malafede? assolutamente alla malafede. Assolutamente, sono d'accordo con te, Fede. Ma sì, non si può parlare di malafede, dai, veramente sarebbe ingiusto, scorretto, insomma. Gli arbitri fanno il loro lavoro, come sbagliano gli allenatori, come sbagliano i calciatori, sbagliano gli arbitri. Ci sono arbitri forti e arbitri meno forti. È Guarda, così voglio il sport. chiudere con una provocazione che forse tanto provocazione non è. Date le condizioni di Kalinic, che per dirla un po' alla romana non segna manco con le mani, e Dzeko, che la situazione insomma è quella che è. Tu, Ibrahimovic a gennaio, lo prenderesti? E chi lo paga? Guarda che Ibrahimovic sono prende Hai detto 6,5 bene, chi lo milioni. paga? Non è così esatto. 6,5 milioni. Hanno cacciato De Rossi perché prendeva troppo, addirittura poi si era Ma pure De Rossi non ridotto. ti sposta gli Ma equilibri, Ibra sì. non ce l'hanno Ma i per 6 mesi. soldi. Federico, ce l'ha, Pallotta, ce l'ha i soldi? Ibra prende un qualcosa di veramente enorme, Prende almeno gli 6,5 affatti, lo milioni. stipendio, Non ma di è molto, molto, esagerato. molto, Ma fammogli il molto è contratto. impossibile. Alla Roma un tetto ingaggi di 3 milioni, solo Dzeko prende tanti, il resto No, siamo lì. aspetta, prende tanto Dzeko che era stato venduto dalla società 2 volte, una volta a Chelsea a dicembre di 2 anni fa e l'anno scorso a quest'estate all'Inter. Esattamente. Quindi Questo ti insomma. fa capire che insomma l'obiettivo della società è quello di abbassare drasticamente il monte ingaggi. È lì, sono negli ingaggi le vere spese di società come la Roma e credo che Ibra sia fuori misura. Allora chi è che può prenderselo Ibra, ammesso che torni in A?
Ma secondo me il Napoli, le tre grandi del nord le escluderei, Milan, Inter e Juve perché c'è già stato, secondo me il Napoli, insomma tutti questi ammiccamenti con Ancelotti, sì. Secondo però me partirebbe qualcosa, esatto, di però sono troppi poi dopo lì davanti, una piazza in cui sarebbero troppi, non è mai stato, quindi potrebbe essere una soluzione. Io vi dico che la piazza ideale secondo me è Firenze. Un tridente Ribéry, Chiesa, Ibra. Mamma mia, l'apoteosi. Ma per raggiungere quota 100, dici Marco Fabio? No, ho capito. Cioè, se comincio da 4 milioni a Ribéry, non ne può dare 4,5-5 a Ibra? Perché no? No, assolutamente. No, però poi a Ibra, sì, se viene, vuole fare le coppe, dai, almeno l'Europa League la vuole fare. Ah. Sì, almeno l'Europa League, sono d'accordo, anche se titolare sarebbe veramente la pedina perfetta, perché secondo me la Fiorentina l'ho vista giocare, gioca bene, ma gli manca proprio quel centravanti, quindi tecnicamente sarebbe perfetto. Sì, però sì, c'è ragione, poi dopo con l'età, certo il campione è campione, però certo con l'età non è che... Fare un tridente Ribéry, Boateng, Ibra. Esatto. si va per quota 100, eh? Sì, che non cambi la legge. Si tocca quota 100. Sì, beh, ragazzi, ma con Ibra la Fiorentina rischierebbe di arrivare in Champions? Ma non lo so, dai. Sognare non scettico. Non credo che questi ex giocatori spostano tanto gli equilibri, Anche se in MLS l'ha ricordato Ancelotti sabato, ha fatto... Sì, ma secondo me più una cosa del Napoli, potrebbe essere anche mediatica, una cosa che poi gli dici: guarda, sarei utile molto più in Champions League, in determinate partite, che in campionato. Sempre che passi il girone, non è detto, Bravo, sempre ma io non penso... Salutiamo gli amici napoletani. La Roma proprio non sta fuori la portata, come dice Federico, dell'ingaggio. La Fiorentina veramente, cioè, non lo so, dare a Firenze tanto vale rimanere negli Stati Uniti. No, poi più che altro pure per Napoli comunque dovrebbe dare via il Napoli o Milik o Llorente, perché già c'ha due prime punte. Io penso che non credo che ci sia questa possibilità che torni, insomma, Ibrahimovic. Vai. Ma lui vuole tornare, Però anche insomma in Serie A ha fatto bene, a lui piace l'Italia, sì, secondo sì, me sì, però sì. Ma sempre il pizzaiolo di Amsterdam come procuratore? Ai. Sì, certo. Allora Gattacicova qui. No, ci vogliono anche tanti soldi. Anche perché prendere, ragazzi, voi non considerate una cosa, che Ibra soltanto in Italia non è mai stato criticato, perché se andiamo a vedere allo United è stato criticato. Sì, quando è stato al Barcellona aveva fatto comunque 17 gol, non è che era andato male. Ha fatto il gol che ha permesso di vincere la Liga. Quindi secondo me o in Italia o al massimo all'Ajax. No, sei così romantico. No, ma può essere romantico, ma l'allenatore dell'Ajax non lo vuole. Ibra non corre. No, lì vogliono tutti giovani. Hanno preso Huntelaar, hanno buttato su Huntelaar. Fa la panchina, serve per... Ibra e panchina non ci viene. Huntelaar fa la panchina, gli serve per cambiare un po' la parte, la questione tattica in partite che non riesce a sbloccare. Sai, lo mette dentro Huntelaar agli ultimi quarto d'ora. No. Allora io faccio un appello a Claudio Lotito. Eccola. Vendi Patrick, Bastos, è uscito fuori Calcedo, il tifoso e punta tutto su Ibra. È uscito fuori il tifoso. Vabbè, che però c'ha, adesso la Lazio ha Immobile e capocannoniere della Serie A, insomma. In avanti potrebbe attaccante giocarsi c'era la scarpa d'oro con il Leo Immobile. Sì, ma Messi magari è partito molto indietro. Messi è partito molto indietro quest'anno. Fino a Natale, poi dopo Natale Immobile compete per la scarpetta. La scarpetta. Però ricordiamo che Messi quest'anno è partito molto indietro. Appunto, Leo fa così, no? Parte un po' indietro e dà vantaggio agli avversari. E poi fa 50 gol a campionato tranquillamente, proprio in scioltezza. Va bene. Posso ragazzi fare una domanda a Federico? Federico, com'è possibile che in tutti questi anni la Roma soffre questi infortuni? Sono cambiati gli allenatori, i preparatori atletici, i dottori, addirittura si è data la colpa al campo di Trigoria. Cioè, allora, o è una sfortuna o c'è qualcosa che non va invece sui giocatori che si acquistano? Ma secondo me a livello tecnico, diciamo, quella dei campi è la spiegazione più verosimile, perché come dicevi te sono cambiati allenatori, staff medici, fisioterapisti, è cambiato tutto. Non dimentichiamoci che la Roma ha fatto la preparazione a Trigoria, quindi questo vorrà pur dire qualcosa.
Ora la società ha rizzollato praticamente tutti i campi di Trigoria, ha rifatto interamente il centro sportivo, quindi credo che i campi abbiano inciso parecchio. Tanti giocatori hanno, nelle varie interviste, hanno sempre criticato i terreni di Trigoria, descrivendoli come molto duri, quindi qualcosa di vero può esserci. Poi secondo me c'è anche qualcosa di psicologico, perché comunque quando vedi un compagno, quando vedi tanti compagni che si fanno male, secondo me tu giocatore giochi tu stesso con la paura di farti male. Poi è sempre un circolo vizioso, quindi campi, problemi psicologici, un po' di tutto. È una situazione veramente paradossale quella che sta vivendo la Roma, che ti ripeto falsano quello che potrebbe essere il bilancio della squadra di Fonseca. E per chiudere, ovviamente la giro anche a Stefano, Marco, Fabio e Renato. Sempre così. Esattamente. Ma la Roma è in questo momento in una posizione di classifica senza aver incontrato ancora Juve, Napoli, Inter, Milan, Fiorentina e Torino. Ha incontrato praticamente solo la Lazio, dove ha pareggiato, di quelle che sono lì. È preoccupante come cosa, oppure è una cosa normale? Cioè, vi preoccupate? Che per me è molto preoccupante che comunque gli scontri diretti arrivino ora dove ci sono, arriveranno ora dove ci sono tanti infortuni. Fonseca, da quando è arrivato in Italia, ha battuto soltanto Lecce, Bologna e Sassuolo. Tre squadre piccole. Questo secondo me è il campanello d'allarme. Cioè, nel senso che quando ha incontrato una squadra del suo livello, la Lazio ha pareggiato rischiando sì di vincere ma anche di perdere. Quando ha incontrato una squadra più forte ha perso, e ha perso malamente, cioè l'Atalanta. Le squadre ancora della più forti non le ha ancora incontrate, quindi c'è tutto, come dice Federico, c'è anche il brutto, perché in questo momento la Roma ha tanti infortunati, no Stefano? Sì, i valori sono quelli. Poi però ricordiamoci che nel calcio ogni partita a sé. Non è detto che magari la Roma faccia un colpaccio grosso in un campo particolare, importante, che acquista poi dopo fiducia strada facendo. Magari a livello psicologico vale molto di più una vittoria contro l'Inter, la Juve, il Napoli, piuttosto che appunto contro il Bologna o il Sassuolo. Potrebbe essere quella spinta in più. Guarda, io penso che la Roma è fortunata, tra virgolette, perché comunque Milan, Lazio, Fiorentina e Torino non è che corrano tanto. È sfortunata perché purtroppo l'Atalanta corre fin troppo, e pensiamo, ragazzi, che se l'Atalanta avesse vinto con la Lazio se ne andava, e probabilmente anche il discorso quarto posto, non voglio dire che era chiuso, perché secondo me il Napoli fa un campionato a parte con Juventus e Inter, però stiamo lì, quindi non lo so, secondo me molti dicevano che avrebbe pesato all'Atalanta l'impegno in Champions, non è così. Ma l'Atalanta ormai mi dispiace dirlo, ma è ormai fuori dalla Champions e dall'Europa League, perché il doppio confronto col Manchester City dice è già fuori. No, forse Europa League, Champions League la vedo durissima. L'Europa League mai dire mai, perché magari azzecca quelle partite. Ma magari va a vincere fuori casa. Deve vincere gli ultime due. Sì. Tra l'altro, ragazzi, ieri al club di Caressa, è Caressa che è soprannominato Ervate da queste parti, ha detto che l'Atalanta avrebbe lottato per lo scudetto. Io non so in quale dimensione lui si trovi, però secondo me se Caressa dice una cosa del genere, un fondo di verità c'è. Che è il fatto che non è solo lui, è tra giornalisti, l'ho sentito di più giornalista che trova del genere. Però al secondo tempo con la Lazio non è la squadra che può lottare per vincere qualche cosa, cioè, perché al di là forse la Coppa psicologicamente Italia. Hanno pensato che la partita fosse chiusa, e c'è stato veramente un troppo rilascio. Cioè, il gol di Correa, al di là del gesto tecnico del Tucu che fa quel tiro, ma Correa non è un velocista e non può, intanto la difesa essere così alta sul 3-1, e non può poi il difensore farsi superare in quel modo da uno come Correa, cioè, certo. Quindi lì è un fatto, non posso pensare che il primo tempo erano perfetti e il secondo tempo meglio anche della Lazio il secondo tempo, però purtroppo della partita con la Roma più o meno all'Olimpico, no Federico, te la ricordi?
più o meno anche lì c'è stato un momento in cui hanno perso un po' diciamo la concentrazione. Mi ha salvato l'ingresso di Zapata con la migliore esattamente la bravissimo sì. E anche la partita di Champions che hanno perso, cambiò la partita, esatto. Champions hanno perso male.